quando vi sentite abbastanza pronti, ma io ripeto, dopo 60, 30, 40 giorni, allora potrete incominciare a mettere qualche ritmo gara. Ciao ragazzi, finalmente una buona notizia, da domani si riprenderà a correre. Per procedere al meglio abbiamo chiesto ai miei due amici Andrea e Cesare di raccontarci come riprendere al meglio a correre, sapendo che ci sono due aspetti, un primo aspetto psicologico e un secondo aspetto fisiologico. Ad Andrea ho chiesto come allenarsi, come riprendersi e quali sono le cautele che dobbiamo utilizzare prima di correre al meglio. Sappiamo che il Covid-19 ha lasciato degli strascichi mentali e quindi a Cesare ho chiesto anche quali cautele utilizzare dal punto di vista psicologico prima di riprendere a correre. Comunque oggi parleremo dell'aspetto atletico, domani invece racconteremo l'aspetto psicologico. Lascio la parola ad Andrea che vi racconta come riprendere al meglio dopo un periodo di inattività. Ciao e a dopo! Ok, bene. Telecamera, telecamera 2. Bene, ci siamo, speriamo che l'audio sia a posto. Ci siamo. Lunedì si ritorna a correre in Lombardia con alcune limitazioni. Ce le facciamo andare bene piuttosto che correre come dei cricetini intorno a casa nel parcheggio, nel corsello dei box. Io non ce la facevo più. Lunedì non so esattamente cosa farò, non voglio esagerare con i chilometri perché in questo periodo comunque avevo diminuito un sacco, fare un 30 km sarebbe un'ammazzata indecente, già farne 20 secondo me sarebbe dura. Vediamo, vediamo davvero come mi sveglio lunedì, vediamo la voglia che ho, sicuramente tanta, vediamo le gambe come stanno. Vi do dei consigli per la ripresa. Mio punto di vista, quello che seguirò io e quello che seguiranno i miei ragazzi. Prima cosa, non esagerate, come vi ho detto, c'è qualcuno che non ha praticamente corso per 2 mesi, c'è qualcuno che ha corso poco per 2 mesi, c'è qualcuno che ha corricchiato per 2 mesi, comunque non come si voleva, quindi non partiamo subito a sprombattuto 150 km alla settimana per recuperare il tempo perso. Non abbiate fretta su questo, quindi incominciamo piano piano, una buona progressione di chilometri. Io, ecco, l'altro consiglio che vi do subito è lavorate sui minuti. Uscite la prima volta 30 minuti, poi vabbè, se avete già consolidato i 50 minuti, uscite anche 50 minuti. 60 minuti non state a guardare il passo perché è davvero per il primo mese, se non per il secondo mese anche, è inutile guardare il passo, i ritmi gara scordiamoceli. Quindi vi stavo dicendo, una buona progressione, si parte con pochi minuti di corsa, abituiamo di nuovo le gambe a correre, sembrerà strano, ma riabituiamoci a correre. Quindi non esageriamo. La prima settimana starei sui 30 minuti dei primi allenamenti ad arrivare ai 50 minuti, ad esagerare 60, poi vedete voi durante i vari giorni. Prendetevi anche un giorno di riposo, 2 giorni di riposo, questo è il mio secondo consiglio. Ascoltate il vostro corpo, siete stanchi, non avete voglia, non uscite a correre per recuperare, non ha senso. Prendiamoci davvero tutto il tempo che vogliamo. Altro consiglio che vi do è curate i particolari ancora di più. Adesso che rincominciamo avremo i dolorini, io li chiamo da ripresa, quindi stretching sia statico sia dinamico, facciamoli sempre. L'altro consiglio che vi do è il potenziamento muscolare. L'abbiamo fatto statico, quindi potenziamento proprio da palestra in casa, corpo libero. Adesso lo trasformiamo quindi un po' più specifico, ci mettiamo. Potremmo ritornare a fare le ripetute brevi in salita, chi ha la possibilità ripetute anche un attimino più lunghe o addirittura cronoscalate. Io credo che farò qualche richiamino di ripetute sull'erba. Ho la possibilità di avere un circuito da 500 metri tutto sterrato, credo che userò anche quello come fattore di potenziamento. Ripeto, non stiamo a guardare i ritmi, quindi se avete la possibilità di fare delle ripetute sull'erba, fatele. 7 volte 1000, 8 volte 1000 sull'erba, fateli. Magari tenete poco recupero, non state lì a guardare i ritmi, davvero. Come vengono, vengono. Adesso come adesso, il fondamentale è mettere dentro chilometri, diciamo.
Altro consiglio che vi do è l'attrezzatura. Le scarpe valutate un attimino. Se avete un paio di scarpe nuove è meglio. Se avete la possibilità di comprarne un paio nuovo è meglio. Perché le scarpe che abbiamo usato 2 mesi fa potrebbero essere già un po' vecchiotte, potrebbero essere già usurate. E io vi consiglio di usare una scarpa nuova perché vi farà ritornare più voglia di correre, meno problemi di adattamento alla ripresa. Ritorniamo sui ritmi gara. Scordiamoci i ritmi gara. Se l'altro consiglio che vi do è lavorate a variazioni di ritmo, sempre guardando solamente i minuti. Non ce ne frega davvero niente il passo al chilometro. Fate i fartlek, quelli che conoscete, un minuto, 2 minuti, un minuto, sempre con una buona progressione. Quindi, ripeto, la prima volta magari facciamo un minuto, dopo 2 o 3 giorni potremo provare un 2 minuti, un minuto, eccetera, 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 fino a salire. Quando vi sentite abbastanza pronti, ma io ripeto, dopo 60, 30, 40 giorni, allora potrete incominciare a mettere qualche ritmo gara. Un altro consiglio che vi do è fate qualche test iniziale solamente per capire a che livello siete e a che livello sarete tra un mese o 2 mesi. Test ce ne sono 1000 tipi diversi, in questo momento è difficile dire qual è il test giusto per ogni persona. Io sulla mia persona faccio un test di 40-50 minuti dove faccio 5 minuti forte e 1 minuto piano. Più o meno sulla mia persona esce il ritmo del medio, visto che anche su altri ragazzi esce più o meno il ritmo del medio, e quello potrebbe essere un ritmo che posso tenere del medio adesso, quindi fare 10-12 km a ritmo 3,30. Io ipotizzo adesso che sia su un 3,25 il mio, per dire. Vedremo con il primo test. Qualcuno farà un test sui 3 km, sui 5 km. Ma ripeto, non per impostare i ritmi, ma solamente per capire a che livello siamo e a che livello saremo tra un mese e 2 mesi. Mi ero dimenticato, fate cross training, siete stanchi, non correte per forza, uscite in bicicletta, fate un po' di yoga in casa, fate ancora circuiti di potenziamento, quelli sono fondamentali, se avete tempo fateli, tanto ahimè, centri commerciali chiusi, la spesa la facciamo una volta a settimana, il resto del tempo usatelo per fare potenziamento in casa, total body o ancora la parte inferiore del corpo. Tutto qui, spero che la ripresa sia felice per tutti e buone corse. Ciao ragazzi, eccoci tornati qua nello studio, come al solito 2 considerazioni finali. Concordo con Andrea sul fatto che comunque la ripresa deve essere lenta, anche perché non tutti noi abbiamo avuto la possibilità di allenarci in giardino. Per i fortunati che hanno potuto allenarsi sul tappeto in questa fase di lockdown, il vantaggio è sicuramente quello di poter sforzare un po' più rapidamente rispetto agli altri. Ma il mio consiglio resta comunque quello di non forzare, non tanto perché non ci piaccia farlo, anche perché secondo me è il momento più bello dell'atletica, ma soprattutto perché non siamo ancora certi di quando poter riprendere a gareggiare. Con questo è tutto, domani vi consiglio di comunque di seguire la seconda parte della guida su come ripartire, anche perché Cesare Picco ci racconterà come farlo dal punto di vista psicologico. Se avete delle domande per Andrea, sempre qua sotto, like mi raccomando e iscrivetevi al canale perché nei giorni prossimi parleremo ancora di corsa. Ciao, alla prossima!